Oggi vi faccio un bel pacchero al coccio. Vediamo subito gli ingredienti. Coccio freschissimo, prezzemolo, scalogno, pomodoro pachino, vino bianco, pacchero, olio extravergine e sale. Partiamo subito dal coccio. Allora, sfiletto, quindi. Con una pinzetta porto via le spine in eccesso e quindi faccio questo movimento qui. Poi ho una bacinella, un recipiente piccolo con l'acqua dove ogni spina che porto via vado a sciacquare le punte della pinza e quindi mi resta sempre pulita per lavorarci. Poi faccio un ulteriore taglio in questo modo. E porto via la spinetta, la parte centrale dove ci sono le altre spine, e quindi ho due filettini, uno e due, e poi faccio dei pezzettoni così. Ecco, lo squadro leggermente e questo lo faccio ancora a metà. E li metto da parte. Ora faccio la spina in più pezzi, così, che ci farò la base del soffritto. E magari con la testa potreste farci un brodo. Io in questo tipo di preparazione lo evito perché non mi è di aiuto. Quindi, padella sul fuoco, sbuccio lo scalogno e poi gli do una bella tritatina. Lo spacco a metà, lo faccio prima julienne e poi lo ritaglio ulteriormente. Olio extravergine nella pentola e inizio a soffriggere lo scalogno. Appena lo scalogno si è arrosolato, aggiungo le lische tagliate e le faccio rosolare. Una volta ben rosolate, le bagno col vino bianco. E lo faccio cuocere così per 4-5 minuti. Appena evaporato il vino, aggiungo pochissima acqua e lo faccio cuocere ancora per 2-3 minuti. Dopodiché aggiungo il pomodoro pachino, che nel frattempo me lo taglio. Io lo spacco semplicemente a metà perché non mi piace troppo disfatto il pomodoro, quindi devo avere proprio una cottura brevissima. Diciamo che gran parte del lavoro di questo piatto viene fatto proprio in questo fondo. Quindi tra rosolatura delle lische, sfumatura e qualche minutino di cottura con l'acqua. Poi sia il pomodoro che la polpa del coccio avranno una cottura rapidissima perché tutto il gusto è qui. Aggiungo qualche fogliolina di prezzemolo anche qui. Un pizzico di sale, poco senza esagerare perché quando c'è il pesce è sempre bene assaggiarlo man mano. Ora metto la pasta in cottura. Una piccola manciatina di sale, ecco, e aggiungo il pomodoro al guazzetto che sto preparando.
un minuto di cottura e porto via le esche e inserisco i cubetti di goccio. Allora, ora mi porto via le esche che hanno fatto tutto il loro lavoro. E aggiungo un goccio d'acqua. Così. E all'interno di questa bella salsina vado a mettere i pezzettini di goccio che prima ho sfilettato e tagliato a cubetti. Questi ora, il tempo che si finisce di cuocere la pasta, raggiungeranno la cottura ottimale per condirla. Praticamente io ora questo lo spengo e attendo la cottura della pasta, perché altrimenti mi si cuoce troppo il pesce e poi mi si disfa troppo. Quindi, appena sarà pronta la pasta, nel frattempo aggiungo altro prezzemolo, qualche altra fogliolina. Così. Mi anticipo un altro goccio di olio che serve per mantecare la pasta. E appena è pronta, saltiamo. Allora, la pasta è pronta, quindi la scolo. E poi che cosa faccio? Aggiungo un mestolino di acqua di cottura, mezzo mestolino, e inizio a mantecare. Assaggio. Che profumino! Un pizzico di sale. Direi che ci siamo, un'altra fogliolina di prezzemolo e in piatto. È importante che a termine cottura il pesce sia ancora del tutto intatto. Stessa cosa per il pomodoro pachino, non deve essere troppo cotto, perché deve venire fuori un piatto, direi, fresco. Questi sono i paccheri col coccio. Amici del Gambero Rosso, se la ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, commentatela e condividetela. Alla prossima. Ciao.